Una delle cose che si sentono più spesso nell'ambito della scrittura, della narrazione, della mitologia e del folklore è il discorso relativo al viaggio dell'eroe. Io stesso l'ho nominato molte volte qui sul canale perché di fatto è una colonna portante di ciò che noi amiamo definire storytelling. Ma che cos'è nel dettaglio questo viaggio dell'eroe? E soprattutto, a cosa serve? Beh, in questo video proveremo a dare una risposta a questi interrogativi, cercando di sfruttare esempi riferiti al mondo di anime e di manga e limitandoci chiaramente ad un riassunto dei suoi elementi fondamentali. Quindi, buona visione! Prima di tutto, diamoci un campo di gioco. Il viaggio dell'eroe è un paradigma, cioè una struttura esemplare, un modello che si ripropone ciclicamente all'interno delle narrazioni. Però, effettivamente, una definizione come questa, che potete reperire ovunque, significa un po' tutto e un po' niente. Nel 1949 l'antropologo americano Joseph Campbell pubblica un testo importantissimo in relazione all'idea di mito, l'eroe dai mille volti. All'interno di questo testo, Campbell condensa tutti i suoi studi di comparazione storica, religiosa e mitologica, ponendo sotto i riflettori la figura simbolica dell'eroe. Osservando e analizzando i racconti di tutto il mondo, Campbell nota che tutti i vari miti dell'eroe sono sostanzialmente la stessa storia, narrata in mille salse diverse, ma con una colonna vertebrale unica che si ripete. E da qui elabora il suo modello, un modello universale, che appunto può riscontrarsi nei racconti di tutte le culture, di tutto il mondo. Tuttavia, il viaggio dell'eroe moderno, quello a cui si fa riferimento quando si parla di scrittura oggi, non è quello di Campbell, che purtroppo è scomparso sul finire degli anni Ottanta, o meglio, è quello di Campbell, filtrato però dagli occhi di un altro studioso, Christopher Vogler. Vogler fin da ragazzo è appassionato di cinema e inizia a studiare sceneggiatura, utilizzando come base proprio il testo di Campbell, al quale però aggiunge un po' alla volta riflessioni e considerazioni personali relative al mondo del cinema e della cultura pop, un mondo che a detta sua altro non è se non l'evoluzione naturale della mitologia e del folklore. Così, terminato il suo percorso di studi, Vogler diventa sceneggiatore e inizia a lavorare come consulente presso la Disney e presso la Fox, arrivando persino a ottenere una cattedra all'UCLA, la prestigiosa università di Los Angeles, e nel 1992 Vogler decide di pubblicare tutti i suoi appunti sotto forma di un manuale effettivo, un vero e proprio compendio dell'eroe dai mille volti di Campbell, intitolato A Writer's Journey, tradotto come appunto Il viaggio dell'eroe. In men che non si dica, quel suo piccolo compendio fa il giro del globo, diventando un pilastro degli studi accademici in materia. Addirittura dalla seconda metà degli anni 90 in poi viene inserito nelle letture obbligatorie ai corsi di sceneggiatura della Disney e della Warner. Registi, scrittori, consulenti, insomma, tutti quanti che già si ispiravano molto al saggio di Campbell, ora possono fruire di una spiegazione più dettagliata e soprattutto più accessibile, perché Joseph Campbell aveva sempre e solo trattato di miti e di leggende, argomenti molto più di nicchia rispetto al cinema e alla televisione. Comunque, oltre all'onore e alla gloria, nei confronti di Vogler non tardano ad arrivare anche le prime accuse negative. Secondo svariati critici cinematografici, quel suo compendio aveva fatto più male che bene all'industria, perché aveva finito per sedimentare un pattern che un po' alla volta aveva inghiottito tutte le produzioni, hollywoodiane e non, uccidendo lentamente l'originalità. Ma al di là della validità o meno di queste osservazioni negative sulle quali torneremo a fine video, il punto è che l'opera di Vogler si è dimostrata incisiva e segnante e che ancora adesso rappresenta un punto fermo nel panorama della scrittura creativa. A livello pratico, il viaggio dell'eroe è uno schema che lo stesso Vogler rappresenta in tre modi diversi, con una tabella, con un cerchio e con una linea orizzontale. Personalmente credo che sia più chiara e più comprensibile la rappresentazione sulla linea, pertanto io utilizzerò quella, ma in ogni caso non cambia nulla, è sempre lo stesso schema. La linea orizzontale rappresenta la narrazione, che inizia in un punto preciso e che termina in un punto preciso. Basandoci sulla storia di Naruto, per esempio, come inizio possiamo usare questa vignetta, che è la prima apparizione del nostro eroe nel capitolo 1, mentre come termine possiamo usare quest'altra vignetta nell'ultimo capitolo, che ci mostra lui che ha coronato il suo sogno. Tutto ciò che c'è nel mezzo è il viaggio dell'eroe, in soldoni, la storia di questo simpatico ninja.
Ora, il termine viaggio non si deve interpretare in modo solo fisico e materiale, perché sì, può essere un viaggio verso un luogo reale, come nel caso di Made in Abyss, in cui Rico e Reg, i protagonisti, viaggiano fisicamente verso il livello più basso dell'abisso di Ort, ma può anche essere un viaggio interiore, un viaggio nella propria mente, nel proprio cuore o nel proprio spirito, come per Midoriya di My Hero Academia. Il viaggio di Midoriya non tende verso un luogo specifico, tende piuttosto verso la consapevolezza del significato di essere un eroe, di essere un simbolo contro il male, contro l'ombra e contro la paura, quindi un significato che dovrà trovare solo dentro di lui. In ogni caso, la nostra linea si divide in tre archi, che Fogler chiama atti: il primo atto, il secondo atto e il terzo atto, o atto finale. E in questi tre archi si posizionano 12 tappe ben distinte, rispettivamente 4 nel primo atto, 4 nel secondo, una a cavallo tra il secondo e il terzo, e 3 nel terzo. Queste sono le tappe attorno cui si snoda il viaggio sia fisico che spirituale di ogni eroe, e di base è un perfezionamento dello stesso schema di Campbell, schema che quest'ultimo aveva condensato in un unico capitolo del suo saggio, senza approfondirlo particolarmente. La prima tappa è il mondo ordinario. Il mondo ordinario è l'ambiente a cui appartiene l'eroe prima di iniziare la sua avventura, ed è fondamentale per enfatizzare poi il contrasto che si verrà a creare con il mondo straordinario, che è il mondo in cui quell'avventura lo porterà. Sempre riferendoci a Made in Abyss, il mondo ordinario di Rico è la città di Ort, nella quale vive, che si contrappone alle meraviglie e agli orrori che lei vedrà dopo scendendo nei livelli dell'abisso. Solitamente, il mondo ordinario che vediamo all'inizio di ogni storia è un mondo che appare ostile e stretto all'eroe, motivo per cui lui desidera in qualche modo intraprendere un viaggio. Per esempio, Rubber di One Piece lascia il suo villaggio perché si sente un po' prigioniero, non potrebbe mai diventare il re dei pirati, rimanendo confinato lì. La seconda tappa è la chiamata all'avventura. La chiamata all'avventura è la scintilla che fa scattare il viaggio e che lo mette in moto. Fondamentalmente si tratta di un problema, di un imprevisto, di una necessità, insomma, di una situazione più o meno avversa a cui l'eroe si trova di fronte e che lo costringe ad abbandonare il suo mondo ordinario. In Demon Slayer, la chiamata all'avventura di Tanjiro corrisponde al massacro della sua famiglia. Se non fosse accaduto, il ragazzo non avrebbe mai intrapreso la carriera di ammazzademoni, quindi è ciò che lo ha spinto a mettersi in gioco. La terza tappa è il rifiuto della chiamata, ed è una tappa eventuale, nel senso che secondo Fogler la sua presenza dipende dal tipo di eroe protagonista. Il rifiuto della chiamata non è altro che il riflesso della paura, della debolezza o dell'insicurezza dell'eroe, quindi va da sé che un eroe forte e infallibile come Kenshiro difficilmente rifiuterà la sua chiamata, viceversa un eroe più umano e più riluttante invece rifiuterà e come, basti pensare a Shinji di Evangelion, che fugge via dai suoi doveri in preda alla paura. La quarta tappa, l'ultima del primo atto, è l'incontro con il mentore, ossia la guida spirituale dell'eroe, il maestro che lo guiderà nei primi passi della sua avventura. Iruka e Kakashi sono i primi mentori di Naruto, l'eremita delle tartarughe lo è per il piccolo Goku, All Might lo è per Midoriya e via dicendo. La figura del mentore è estremamente ampia e estremamente interessante, ma la vedremo bene nella parte 2 di questo video, perché si tratta di un archetipo. Questa tappa è fondamentale per il viaggio, in quanto forma e cristallizza l'eroe, proiettandolo a tutto tondo nel mondo straordinario che lo aspetta davanti a sé. E adesso passiamo al secondo atto, che comincia con la quinta tappa, il superamento della prima soglia. Qui l'eroe fa il passo decisivo, entrando nel vivo della sua avventura, e un ottimo esempio, sempre di Demon Slayer, è il termine dell'addestramento di Tanjiro sulle montagne. Una volta ucciso il demone delle mani, il ragazzo è definitivamente pronto, ha risposto alla chiamata, ha incontrato il suo mentore e quindi varca la soglia, non potendo più tornare indietro. La sesta tappa è un insieme di accadimenti che Fogler chiama prove, alleati e nemici, e sono il fulcro della parte centrale di una storia. In questa tappa l'eroe inizia a conoscere il mondo straordinario, capendo quanto sia diverso dal mondo ordinario dal quale è uscito, e incontrerà i primi alleati, che lo aiuteranno per svariate ragioni nel suo viaggio, e i primi nemici, che invece lo bloccheranno, sottoponendolo a prove via via più ardue. Rimanendo su Demon Slayer, che si presta molto bene, Zenitsu è un ottimo esempio di alleato, mentre il demone dei tamburi e la casa che cambia forma sono rispettivamente un nemico e una prova da affrontare.
La settima tappa è l'avvicinamento alla caverna più buia. Secondo Fogler, al termine di tutte le prove della sesta tappa, l'eroe arriva a quella più difficile, che lo scrittore definisce la caverna più buia. Qui l'eroe ha imparato qualcosa, è diventato un po' più abile e si ritiene pronto per entrare nella caverna, quindi varca una seconda soglia, una soglia molto più pericolosa e molto più letale di quella della quinta tappa, in modo da avvicinarsi sempre di più alla meta del suo viaggio. In Yu degli Spettri, questa tappa la possiamo identificare quando Yusuke, prima di affrontare Toguro, compie l'ultimo addestramento con Genkai, proprio dentro a una caverna, che come location è estremamente simbolica. L'ottava tappa è la prova centrale, ossia ciò che l'eroe trova sul fondo della caverna. Normalmente questa consiste nella rappresentazione della sua più grande paura, una paura che l'eroe deve affrontare per forza e dalla quale non può sottrarsi. Si tratta di un momento concitato, pieno di suspense e pieno di tensione, perché dall'esito di questa sfida dipenderanno poi le sorti dell'intera avventura del nostro eroe. Secondo Fogler, l'eroe deve morire qui, ovviamente in senso figurato, deve morire il suo lato debole affinché possa poi risorgere come persona migliore, nuova. Per la prima serie di Naruto, la caverna più buia è ovviamente lo scontro con Sasuke sulla cascata, scontro necessario a entrambi i ragazzi per costruire poi il loro cammino futuro. La nona tappa, quella a metà tra il secondo e il terzo atto, è la tappa della conquista della spada. Il nome, come avete sicuramente intuito, è fortemente iconico e indica la ricompensa per aver affrontato la caverna più buia e corrisponde a ciò che l'eroe ottiene, che può essere un qualcosa di tangibile, come un oggetto magico fondamentale per salvare il mondo, oppure un qualcosa di astratto, che non si può toccare, come una verità oppure una consapevolezza. Riallacciandoci a Naruto, dopo la sfida tra lui e Sasuke, il ragazzo ottiene delle ricompense importantissime, ossia la motivazione, la forza d'animo e la consapevolezza che, da lì in poi, la musica cambierà per tutti, perché non esiste solo il suo di punto di vista. La decima tappa, che apre l'atto finale, è la via del ritorno e si identifica nel percorso che l'eroe deve compiere per uscire dalla caverna. Qua l'eroe deve iniziare a prendere confidenza con la sua ricompensa, perché le forze del male cercheranno in tutti i modi di fermarlo, di ucciderlo. Di base, in questa tappa, l'eroe si rende conto di dover tornare al suo mondo ordinario, perché ha ottenuto quello che cercava, e un valido esempio, prendendo il solito Demon Slayer, è quando Tanjiro sconfigge Rui. Qui il ragazzo esce a fatica dalla caverna, dove ha sostenuto una prova devastante, e arriva al cospetto del capo degli ammazzademoni per affrontare un secondo grosso problema, la questione di sua sorella. L'undicesima tappa è la resurrezione effettiva, nella quale il male giunge per l'ultima volta e l'eroe deve sconfiggerlo per sempre, sfruttando al massimo la ricompensa che ha ottenuto. In Yu degli Spettri, la resurrezione di Yusuke l'abbiamo quando Toguro compie l'ultimo gesto estremo, cioè ferire Kuwabara per vedere la reazione del ragazzo. Si tratta del tutto per tutto della battaglia finale, in un certo senso simile a quella già vista sul fondo della caverna più buia. Infine, l'ultima tappa che chiude l'atto finale è il ritorno con l'Elisir. L'eroe, dopo aver distrutto il male e dopo essere risorto completamente, torna davvero nel suo mondo ordinario, portando con sé l'Elisir, cioè un tesoro che può essere anche stavolta un premio materiale oppure una lezione di vita. Nel caso del nostro Naruto, che non riesce a riportare Sasuke al villaggio, l'Elisir è una forte fibra morale, grazie alla quale il ragazzo farà del suo meglio per rimediare a quel fallimento, catapultandoci tutti nella seconda parte, Shippuden. Ecco, questo percorso fatto di 12 tappe è il viaggio dell'eroe, quella colonna vertebrale che prima Campbell e poi Fogler hanno notato essere più o meno costante in tutte le narrazioni. Sotto una certa ottica possiamo dire che si tratta del territorio delle storie, infatti nella parte 2 del video vedremo tutti gli archetipi, che sono i vari personaggi che popolano quel territorio, rendendo il viaggio dell'eroe più variegato e più affascinante.
Prima di concludere, però, lasciatemi puntualizzare un paio di cose. Ho usato la parola eroe al maschile, ma il viaggio è genderless, vale anche per l'eroina, per gli animali e per le creature fatate, senza distinzioni. In secondo luogo, e qui mi aggancio alle critiche negative e anche un po' sciocche fatte a Fogler, il viaggio dell'eroe non è una formula, non è una ricetta da seguire pari pari, è un modello astratto, un'impalcatura che da sola non significa nulla. L'uso pressapochista, goffo e maldestro di questo modello astratto darà vita per forza di cose a risultati noiosi o prevedibili, perché come ha sottolineato spesso anche Fogler, a questa ossatura vanno poi aggiunti i dettagli. Inoltre non deve considerarsi un modello rigido, tutt'altro, è molto malleabile, alcune tappe possono mancare, mentre l'ordine delle tappe può essere invertito, così come alcuni personaggi possono esserci, come non esserci. Tutte queste cose dipendono poi da chi le scrive, le storie, anche perché non è l'impalcatura quella che deve colpire l'attenzione, ma ciò che ci sta sopra. Comunque, se volete saperne di più, potete acquistare il libro di Fogler, che è scritto in modo semplice ed è pieno di esempi di film, di romanzi e di serie TV. Anche quello di Campbell è interessante come lettura, ma è un po' più difficile e un po' più ostico, secondo me. Io vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto, scrivetemi giù nei commenti cosa ne pensate voi, che sono curioso, poi statemi bene mi raccomando, e noi ci vediamo, come tutte le volte, al prossimo video.